Il cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi, impegniamoci tutti, impegniamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere. Buonasera, benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto Don Giuseppe Ruta, professore di catechetica alla Pontificia Università Salesiana. E saluto collegato con noi dagli Stati Uniti, da Filadelfia, Massimo Fagioli che insegna storia del cristianesimo alla Villanova University. Ciao Massimo, comincio proprio da te, dalle immagini che abbiamo visto in apertura, la strage ieri. A Uvalde, cittadina del Texas, l'ennesima in una scuola costata la vita a 19 bambini e due insegnanti. Eh, abbiamo sentito l'appello di Papa Francesco. Vorrei sapere prima di tutto lo stato d'animo che si respira in questo momento in America. È la paura. È un paese questo che ha, ha vissuto sempre in una miscela di speranza cristiana e di paura per il razzismo, per il colonialismo. Ora prevale eh, la paura, che non è un modo cristiano di vivere. E questo dice molto della situazione generale del paese e anche della comunità cristiana che si, che si trova a essere... In questa situazione sia vittima e sia carnefice, perché ci sono delle responsabilità molto chiare in di relatività di carnefice della fammi, fammi capire questo fatto che tu dici la comunità cristiana non solo vittima, ma anche carnefice. E anche perché abbiamo appena sentito delle parole le ennesime di Papa Francesco contro il traffico d'armi, lo dice rispetto naturalmente alle tante guerre che sono in corso. Nel mondo, ma lo dice anche rispetto a una situazione negli Stati eh, Uniti, tra l'altro in Texas eh, ci sono delle leggi statali, le più permissive sul possesso delle armi, che non solo come sappiamo è garantito dal secondo emendamento del, della Costituzione, quella del possesso delle armi, ma addirittura in Texas c'è la libertà di circolare. Armi, armi alla mano la chiesa non si fa portavoce di questa istanza di pace di no alle armi di cui abbiamo sentito papa francesco alcuni vescovi lo hanno fatto e lo fanno ma sono casi isolati perché la maggioranza hanno paura di essere eh, identificati con con, uno, con una parte politica con con, uno, con uno, il partito democratico che è il partito favorevole all'aborto legale, e questo gioca un certo ruolo, e quindi mandano vaghi appelli perché queste per tragedie non si ripetano più. Ma il governatore del Texas è un cattolico. Un terzo dei parlamentari al congresso a Washington sono cattolici. Sei giudici della Corte Suprema a Washington, DC. 6 su 9 sono cattolici e questi 6 e 5, questi 6 giudici cattolici, sono contrari a qualsiasi limitazione alla circolazione delle armi. Quindi, questo è, è un problema di cui parte della Chiesa Cattolica in questo paese deve rispondere moralmente ai, ai genitori di questi bambini e, e anche a Dio. È una crisi culturale e intellettuale per cui anche presso larghe fasce del cattolicesimo in questo paese il possesso delle armi è diventato articolo di fede che non si può toccare ed è per questo che io personalmente non credo più in un cambiamento della situazione. Si può solo sperare che non tocchi a te, ma ho cessato di sperare in un cambiamento radicale sulla legislazione delle armi in questo paese. Senti, mi hanno colpito le parole del presidente Biden, che fatico a capire, viste e sentite dall'Italia. Lui ha detto che bisogna trasformare il dolore in azione. Ha detto possiamo fare di più, dobbiamo fare di più. Quando, per l'amor del cielo, affronteremo la lobby delle armi? Perché il Presidente degli Stati Uniti fa una domanda come se dipendesse da qualcun altro e non da lui? Non è l'uomo più potente del mondo, non può prendere delle decisioni anziché fare appelli in qualche modo retorici? In, te in teoria sì, è il più potente del mondo. In realtà Biden non ha una vera maggioranza al Congresso. E ogni legislazione oggi eh, passa o prima o dopo per le corti e federali e statali e per la Corte Suprema, che negli ultimi anni sono state riempite di giudici conservatori, della parte del repubblicano, anche e in larga parte sulle piattaforme di non si tocca il secondo emendamento. E, e dall'altra parte, eh, sono quegli stessi giudici che si sono fatti eleggere oppure o, nominare dicendo noi siamo per la cultura della vita perché siamo contro l'aborto, ma allo stesso tempo ignorano totalmente che questo è un problema causato non da una particolare natura maligna del de popolo americano, ma che ci sono in questo paese 400 milioni di armi. Quindi il presidente è un re senza, senza vestiti, perché lui se, se non ha una maggioranza al congresso e le corti federali e statali sono piene di giudici di un'altra parte politica, lui praticamente è, è impossibilitato a, a legiferare o a cambiare questa... Cosa che, ripeto, è diventata articolo di fede politica per, una parte, per il Partito Repubblicano in questo Paese. Grazie davvero, Massimo, e buon lavoro. Grazie. Veniamo eh. alla catechesi di oggi, catechesi sulla vecchiaia, a partire da un libro bellissimo della Bibbia, quello di Coelet. Ma sentiamo, Papa Francesco. Oggi ci confrontiamo col libro di Coelet un altro gioiello incastronato nella Bibbia. A una prima lettura questo breve libro colpisce e lascia sconcertati per il suo celebre ritornello. Tutto è vanità, tutto è vanità. Il ritornello che va e va e viene. Tutto è vanità, tutto è nebbia, tutto è fu fumo, tutto è vuoto. Stupisce trovare queste espressioni che mettono in discussione il senso dell'esistenza. Dentro la Sacra Scrittura in realtà la continua oscillazione del coelet tra senso e non senso è la rappresentazione ironica di una conoscenza della vita che si distacca dalla passione per la giustizia, della quale è garante il giudizio di Dio. E la conclusione del libro indica la via di uscita dalla prova. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti perché qui sta tutto l'uomo. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti perché qui sta tutto l'uomo. Questo è il consiglio per risolvere questo problema. Di fronte a una realtà che in certi momenti ci sembra ospitare tutti i contrari, riservando loro comunque lo stesso destino, che è quello di finire nel nulla, la via dell'indifferenza può apparire anche a noi l'unico rimedio a una dolorosa disillusione. Sorgono in noi domande come queste. I nostri sforzi hanno forse cambiato il mondo? Qualcuno è forse capace di far valere la differenza del giusto e dell'ingiusto? Sembra che tutto questo è inutile. Perché? fare tanti sforzi. Intanto ci inquadri questo libro della Bibbia che è uno tra l'altro anche dei più belli e conosciuti, che ha ispirato tanta arte, letteratura, persino il cinema, il libro di Coelet, eh, conosciuto anche come Ecclesiaste, Papa Francesco citava come ritornello tutto e vanità, ma c'è tutta quella parte, credo, del capitolo terzo, quando eh, viene detto c'è un tempo per nascere, uno per morire, insomma, e poi un elenco... Eh, eh, bellissimo, ci inquadri questo. Sì. Il libro del Coelet si inserisce nella letteratura sapienziale della Bibbia, e insieme ai libri storici, ai libri profetici, costituisce proprio una sezione molto interessante. E parla della sapienza, cioè di come vivere la vita, e quale stile, stile assumere, e come gustare il dono della vita, no? E lo fa anche eh, con una critica, con una ironia, ma anche con un senso dell'umorismo, dell no? Che si coglie proprio nel libro di Coelet. di fronte ai grandi perché della vita, eh, il popolo di Israele si è sempre interrogato. E una esperienza particolarmente significativa è stata quella dell'esilio babilonese. Eh, siamo verso il V secolo a.C., ci sono i grandi perché, si discute perché è capitato questo esilio, perché sono lontani dalla propria terra, e il popolo incomincia a elaborare eh, delle risposte che Dio indica nell'esperienza di questo popolo. E Coelet nasce proprio da questo insieme di detti, di sapienza popolare, che tentano di rispondere ai grandi perché della vita. E la risposta finale di Coelet qual è? Questa qua, temi Dio, osserva i suoi comandamenti? Ecco, le... Non è un po' deludente dopo tutta questa anche poesia che viene espressa? No, perché eh, la felicità non consiste nel chiudersi, quanto piuttosto nell'aprirsi, aprirsi alle esigenze di Dio, aprirsi alle esigenze degli altri. E la chiusura non porta mai a gustare la vita. Ecco perché il dono della vita che viene ricevuto, perché non siamo stati noi a scegliere di vivere, noi eh, diceva Heidegger siamo gettati nell'esistenza, ma gettare non nel senso di abbandonati perché eh, la fede biblica, la fede cristiana ci assicura che c'è un Dio che ci precede, che ci ha dato la vita e vuole che questa vita sia piena. È bello nel Vangelo di Giovanni che troviamo un po' la risposta. Eh, Gesù dice, io sono venuto perché abbiate la gioia e l'abbiate in abbondanza. Per cui nel timore di Dio non bisogna guardare la paura, non, è, non si tratta di paura, quanto piuttosto di questo abbandono fiducioso perché Dio non è un padrone della vita, ma è il padre della vita. E quindi nei comandamenti non delle regole ossessive da osservare? Certamente, ma sono dei paletti, delle condizioni perché la libertà dell'uomo non è assoluta, è sempre relativa a Dio, relativa agli altri, perché il dono della vita non va chiuso, ma va aperto. Il cuore è fatto per amare. Torniamo alle parole del Papa. Il disincanto nella vecchiaia viene e dunque la resistenza della vecchiaia agli effetti demoralizzanti di questo disincanto è decisiva. Se gli anziani che hanno ormai visto di tutto conservano intatta la loro passione per la giustizia, allora c'è speranza per l'amore e anche per la fede. E per questo, per il mondo contemporaneo, è diventato cruciale il passaggio attraverso questa crisi, crisi salutare, perché perché una cultura che presume di misurare tutto e manipolare tutto finisce per produrre anche una demoralizzazione collettiva del senso, una demoralizzazione dell'amore, una demoralizzazione anche del bene. I monaci della più antica tradizione cristiana avevano identificato con precisione questa malattia dell'anima che improvvisamente scopre la vanità della conoscenza senza fede e senza morale. L'illusione della verità senza giustizia la chiamavano accidia. Non è semplicemente la pigrizia, no, è di più. L'accidia è la resa alla conoscenza del mondo senza più passione per la giustizia e per l'azione conseguente. Quindi l'accidia in qualche modo, Papa Francesco si spiega, è questa rassegnazione alle. All'insensatezza del mondo, in qualche modo, è la disillusione più radicale. Ma allora, qual è la risposta di Coelet? Qual è la risposta del Vangelo? Cos'è il contrario dell'acidia? Spero non l'illusione. Sì, eh, letteralmente, acidia significa eh, mancanza di cura, non prendersi cura. Mm. Eh, non prendersi cura eh, della vita, non prendersi cura degli altri, eh, non prendersi cura di se stessi, perché poi in fondo in fondo chi va contro Dio va contro gli altri nella fede biblica è un andare contro se stessi. Quindi il contrario della acidia è proprio quello di prendersi cura ed è la speranza, cioè che in qualche modo le difficoltà che ci sono nella vita e che non vengono risparmiate a nessuno possono essere superate eh, non senza Dio, non senza gli altri, non senza il volto dell'altro. Ecco, probabilmente, ecco, se Coelet, che è un documento intergenerazionale, il sapiente che eh, ammaestra le nuove generazioni, vuole lasciare un messaggio, non vuole dare una risposta chiusa, quanto piuttosto una risposta aperta, cioè ognuno nella propria originalità, nella propria singolarità, sia come singoli sia come comunità, eh, siamo chiamati a trovare la via della speranza e eh, a batterla insieme. Secondo me, il contrario dell'accidia è proprio la speranza. E questa speranza, dice Papa Francesco, e stiamo per sentirlo: è tanto più forte, significativa, vera, quando è testimoniata da chi è arrivato alla fine del percorso della, della vita e ha mantenuto, nonostante tutte le contraddizioni, le sconfitte, ha mantenuto appunto la speranza. Sentiamo le parole del Papa. Di fatto con tutto il nostro progresso, con tutto il nostro benessere siamo davvero diventati società della stanchezza. Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo un mercato scientificamente selettivo della salute. Dovevamo porre un limite invalicabile alla pace e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate. Verso persone inermi. La scienza progredisce naturalmente, ed è un bene, ma la sapienza della vita è tutta un'altra cosa. Non è un caso che la nostra sia la stagione della fake news, delle superstizioni collettive e delle verità pseudoscientifiche. È curioso, in questa cultura. Del sapere, di de, de conoscere tutte le cose, anche della precisione del sapere, si sono diffuse tante stregonerie, ma stregonerie colte, sai? La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica del Coelet, l'arte di portare alla luce l'inganno nascosto nel delirio di una verità della mente priva di affetti per la giustizia. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai giovani, li salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della vita. E anche questi anziani riportano ai giovani alla promessa di Gesù, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Mi colpiscono tantissimo queste due fotografie impietose del nostro tempo, la società della stanchezza fatta di tante persone che corrono, corriamo e poi abbiamo bisogno in qualche modo di supporti per, per stare in piedi, oppure quella del progresso senza sapienza, l'immagine delle armi super tecnologiche danno plasticamente l'idea. Che cosa suggerisce invece Coelet per crescere anche nella sapienza e non solo in tutte queste cose? Beh, suggerisce intanto di vivere la vita, di viverla intensamente profondamente. e profondamente. Naturalmente eh, uscendo fuori eh, da quelle che sono le illusioni della vita, che possono esserci le chimere, quindi distinguere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che dà veramente la senso. gioia, il senso alla vita e ciò che invece è una contraffazione. Proprio il Papa parlava di fake news, no? ma che fanno parte della vita quotidiana. Siamo sempre eh, in una oscillazione continua tra speranza e illusione, eh, tra eh, cose vere, buone, belle, che ci attraggono e cose meno belle che magari ci attraggono immediatamente ma poi eh, ci buttano giù. E qui l'invito di Coelet si collega a quanto dice il profeta Isaia, viene proclamata questa espressione durante il periodo dell'avvento, che è il periodo dell'attesa, della speranza: Israele non lasciarti cadere le braccia. Ecco, non scoraggiarti, vai avanti, non temere, abbi coraggio. Si dice che questa espressione coraggio non temere, ricorra tra l'Antico e il Nuovo Testamento 365 volte quasi a sigillare ogni giorno anche l'angelo a Maria eh, ecco, <ride> la mattina eh, eh. sentire proprio questo appello di dire coraggio, non temere, vai avanti un giorno nuovo questo penso che sia eh, il messaggio che si intravede che bisogna cogliere certamente in Coelet ma certamente in tutta la storia della salvezza eh, che ha la sua pienezza in Cristo, nostra gioia mi permetto di dire anche Proprio questa sinergia tra l'anziano e il giovane, eh, che c'è proprio nel libro di Coelet, è stata ripresa in Christus Vivit da Papa Francesco, eh, accogliendo quella che era la testimonianza di un giovane delle isole Samoa. Diceva, noi come Chiesa, possiamo dire anche come comunità, come società, come famiglia, eh, siamo insieme agli anziani. L'anziano serve per individuare la rotta, per eh, seguire la rotta, per guardare la costellazione, per eh, captare i desideri dell'umanità. I giovani che hanno forza eh, vanno avanti cercando di creare, di anticipare quello che è un futuro diverso. Madre Teresa diceva che, che cosa possiamo fare noi povera gente, piccole persone, basta una goccia nell'oceano, come anche eh, Baden Powell diceva, cerchiamo di lasciare questo mondo migliore di come, come l'abbiamo trovato. trovato e penso che questa sia la grande testimonianza che spinge le nuove generazioni a osare un po' di più. Senti, il Papa parla di una verità non priva di affetti, questo pure è un concetto strano perché noi siamo abituati a pensare la verità come qualcosa che non ha affetto, è quella, è tendenzialmente algida. Eh no, la verità è sempre associata alla bontà e alla bellezza. Non esiste una verità settica per noi cristiani e la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento sono in questa direzione. La verità è sempre una verità buona ed è una verità anche bella perché attrae. Grazie davvero Don Giuseppe, è arrivato il momento di salutarci, vi ricordo l'appuntamento col Rosario stasera come sempre alle 20.50. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo domani alle 17.30, buona serata.